Porto e Vila Nova Gigaia in Portogallo sono divise dal fiume Douro, un po' come Budapest in Ungheria, luoghi di fiume ma con sbocchi sull'Oceano Atlantico. Immancabile è scorgere il tramonto dal Giardin do Morro di Vila Nova, dove ho visto persone felici crogiolarsi nel suono di strumenti che riempie gli spazi vuoti dell'anima, mentre si attende l'imbrunire. Come se quest'atto quotidiano del sole e della terra fosse il fulcro del più grande dei concerti, come una Woodstock fatta di amanti stringendosi in un abbraccio sincero. Ho visto ragazze sorridere e uomini bere birra in un atto catartico, purificatore e liberatore, a cui brindare. Le prime luci della sera dal ponte Luis I, una struttura metallica di scuole eiffeliana, ci mostrano contemporaneamente la Porto Antica e Marinara e la Villa Nova delle cantine di vino pregiato. Le stradine strettissime e scoscese di Porto ci invogliano a passeggiare tra un equilibrio di case in rovina ed in ristrutturazione. Il piatto principale di Porto è il baccalà, accompagnato da un buon bicchiere di vino Porto. Ma non perdetevi i gustosissimi dolci chiamati pastel de nata, anche se tecnicamente sono di Belém. Non c'è di meglio della Ribeira per passeggiare al lato del fiume Douro in un bagno di folla. Niente di più facile che attraversare un ponte per avere la vecchia Porto di fronte. Tra i capolavori di Porto, immergiamoci tra l'azzurro degli azulejos, le piastrelle colorate di azzurro sparse un po' dovunque in città, tra la stazione di São Bento, la Cappella delle Anime e tanti altri meravigliosi posti da non perdere. Salendo un paio di centinaia di scalini della Torre de Clérigos è possibile avere un punto privilegiato sulla città. Le chiese sono tra i punti di interesse più importanti di Porto. Sono costituite da una miscellanea di stili, tra cui prevale un barocco estremamente carico, con opere in legno placcate d'oro. La città di Porto è viva, giovane, traboccante di artisti di strada, magnifica per passare pomeriggi e serate di pura vita, nel fresco di una città dalle temperature miti tutto l'anno. Fare un tour delle cantine di vino Porto a Vila Nova è un piacere che si mescola con la saudade, la nostalgia del fado, la musica tradizionale portoghese. Ma non dimentichiamoci che è anche la città delle sardine e immergiamoci nei suoi coloratissimi negozi arredati di scatole scintillanti. È
enormi navi transoceaniche approdano al Porto di Porto, la città da cui il Portogallo prende il nome. Anche perché Porto non è solo il fiume Douro, ma uno sbocco commerciale importantissimo sull'oceano. Se il mare è libertà, l'oceano è immensità. La piccola Porto regala ondate di gioia rinfrescante aspettando impaziente il prossimo visitatore.